Bruxelles, j'étais mangelée su Radio FM1 e proseguiamo la nostra mattinata. Abbiamo parlato poco fa dei sistemi di riposo e di quanto sia importante dormire bene, ma l'importante, ecco, è anche, no, sentirsi bene con il proprio corpo. E facendo questo, ovviamente abbiamo una qualità di vita sicuramente maggiore. E a parlare di queste tematiche, sapete bene che qui su Radio FM1 ormai resident dell'argomento è Giulia Carlini del percorso a Story Beauty della farmacia Story di Fermo. Ecco, questo è un centro bellissimo, molto bello, che fa tante belle cose che andremo ad approfondire oggi, vero Giulia? Buongiorno, sì, oggi pensavo di insomma, parlare un po' di noi, di quello che facciamo, di quello che facevamo, adesso poi il lavoro cambia, si modifica, quindi rendere un po', insomma, spiegare un po', ecco, chi siamo. Ecco, dal 2014, quando vi siete costituiti, appunto, poi c'è stato un percorso, no, che vi ha Sì. portati ad oggi. Come è nato questo percorso a Story Beauty? Come si è evoluto fino ad arrivare ad oggi? Allora, noi abbiamo aperto nel 2014, come hai detto tu, come centro estetico, quindi o meglio, cabina estetica, per cui parliamo di estetica di base e massaggi, quello che fanno i centri estetici, cerette, pedicure, manicure, massaggi che riguardavano un po' tutta la sfera estetica, quindi anche cellulite, drenanti, proprio una vera e propria cabina, delle cabine estetiche in farmacia. Sì. E, io non ero estetista, no? Io comunque nasco, ho studiato farmacia, poi in realtà poi non ho finito il mio percorso universitario, ho preso un'altra laurea in umanistica, in comunicazione e pubblicità e ho lavorato nei grandi eventi per tanti anni, quindi facevo tutt'altro. Poi sono tornata a Fermo. E abbiamo colto questa opportunità, quindi Hai la unito questi due legge, esatto, settori. la legge ci permetteva di aprire delle cabine estetiche in farmacia. Avevamo bisogno di una figura che se ne occupasse, che non poteva essere né mia madre né mia sorella, che loro sono dottoresse in farmacia, e mi sono offerta io. In maniera all'inizio un po' così presuntuosa, nel senso pensavo fosse semplice, no, non lo è. Il mondo dell'estetica è un mondo molto complesso. E per ottenere risultati bisogna essere molto bravi e conoscere le cose. Certo. Mi sono affidata all'inizio a un'estetista specializzata, molto brava, che mi ha seguito nella parte in cabina. Io, non essendo estetista, non potevo fare trattamenti, ovviamente, però poi ho detto: ma io devo conoscere, le clienti comunque si rivolgevano a me, chiedevano a me, e io sono una persona che se mi fai una domanda. Cioè, se non la so, non la so, non è che invento, quindi insomma, Certo. dovevo rispondere. Allora mi sono iscritta alla scuola di estetica, ho preso il mio diploma di 3 anni e io ho iniziato a lavorare proprio sul campo. Lavorando sul campo, però, non essendo estetista, non ho questa passione proprio del rapporto esclusivo in cabina estetico. E stando in farmacia, comunque mi rimaneva il discorso della farmacia, della parte proprio più di benessere e di salute. Allora ho detto: come facciamo a unirle queste due cose? Si possono unire perché chiaramente noi facciamo all'inizio una consulenza estetica e poi se c'era bisogno di un supporto più salutare o salutistico, non so come si dice, la cliente scendeva in farmacia e aveva tutto il reparto a disposizione, no? Però volevo anche partecipare io a questo. Allora, in parallelo, ho fatto tutto un altro tipo di formazione. Adesso ho concluso la prima parte si chiama consulente nutraceutica. Quindi ho fatto il mio studio, negli anni, i miei corsi, ho preso il mio diploma. Che cos'è la consulente nutraceutica? Quella persona che è Esatto. abilitata a consigliare un percorso di integrazione. Consigliare non è prescrivere. Quindi io non prescrivo niente, nessun tipo di cura, quello è appannaggio dei medici, Però avendo ok? studiato queste materie, Però posso comunque. consigliare per il benessere, quindi il nutraceutico, quindi l'integrazione alimentare e fitoterapica, deve essere e può essere consigliata a supporto di uno stile di vita, non per curare patologie. Quello, ripeto, è appannaggio dello specialista, del medico, però a supporto del benessere, sì. E quindi ho preso questa abilitazione.
e ne sto facendo un'altra di naturopatia che finirà l'anno prossimo per diventare proprio naturopata. Naturopata è una figura più eterogenea e varia. È una figura, quindi non è un medico, non cura patologie, però che succede? Immaginati tu che non hai patologie, no? Quindi si spera, si spera. Diciamo che non ce l'hai, dai. Esatto, questa è una persona sana. Sulla carta non ce l'hai. E quindi non ti puoi rivolgere a nessun medico specialistico, perché cioè, non c'è nessuna figura, dici da chi vado, in realtà non è una patologia conclamata. Però c'è qualcosa che non va, cioè non ti senti perfettamente bene, energia, stanchezza, non so, cioè, c'è qualcosa, non è. Allora, se vuoi avere un supporto, certo c'è sempre il medico di famiglia, però anche lì il medico di famiglia è molto specifico per la patologia, proprio come la conosciamo noi. Il medico di famiglia, tu lo chiami, ok, cosa c'è? Dottore, niente, però... Mi sento stanca, però magari. È lui che, non so, forse non ti consiglia, forse ti può dire vai, dormi di più, non lo so, poi dopo ogni medico ha un suo protocollo, no? Però allora, il naturopata è quella figura che aiuta in questa ricerca del benessere. Ogni naturopata poi ha una sua preferenza di disciplina, c'è chi lavora proprio con i trattamenti, riflessologia plantare, piuttosto che cranio sacrale, poi c'è chi si specializza in iridologia, ci sono tante cose, ne parleremo. Quando finisco, oh, okay. Quando prendo il diploma poi ne parleremo, adesso non voglio entrare in un settore che non mi compete. Però questo è il percorso finale. Quindi che significa? Che se mettiamo preparazione estetica, specializzazione di integrazione e naturopatia, viene fuori un centro dove effettivamente riusciamo a prenderci cura della persona in maniera più completa. L'altro giorno stavo facendo un trattamento a una mia cliente che viene da sempre. E quindi non soltanto estetica avanzata, ma anche... È un'estetica avanzata, però non come la intendiamo normalmente. Quando tu dici estetica avanzata, cosa pensi? Pensi a un'estetica di magari trattamenti avanzati, perché sono tecnologie, no? Quindi macchinaria. In realtà la mia estetica avanzata è un'estetica che va più in profondità, quindi più una visione olistica del corpo. Sì, quindi il benessere anche, cioè di tutto l'organismo a livello a 360 gradi, senza soffermarsi soltanto sull'epidermide, per dire. Esatto, bravissima, hai proprio colto l'essenza, esatto. E dicevo, l'altro giorno facevo il trattamento a una mia cliente che viene da sempre, e mi diceva, guarda, io perché vengo qui? Ma se lei si è fatta la domanda e si è data anche la risposta. Non è che alla Marzulliana. Sì, esatto. In realtà lei è una donna di più di 50 anni, quindi già in menopausa, e io vengo qui perché so che sto invecchiando. E questo è un processo che non lo fermiamo, però voglio invecchiare bene, se possibile voglio ritardarlo, quindi venendo qui ho un'azione più estetica. È un'azione anche più profonda, per cui anche i piccoli malesseri, le piccole cose le tengo sotto controllo, le valuto, le prendiamo in considerazione e cerchiamo, quando è possibile, di contrastarle. Quindi è come se tu andassi a fare periodicamente un check-up, così, superficiale ovviamente, non parliamo di insomma una cosa scientifica. Però è volersi bene. Sì, esatto. Poi è chiaro che ognuna avrà i suoi focus, quindi adesso inizia l'estate, per cui immagino che partiranno tutti i vari programmi più estetici proprio per l'estate. Sì, bisognerebbe iniziare anche a fare lo sport per la prova bikini, bisognerebbe iniziare anche a fare lì abbiamo cambiato, perché ho eliminato i programmi lunghissimi. Prima avevamo programmi estetici molto lunghi, che significa persone che venivano una volta a settimana per n mesi. Allora, ho visto che funziona e non funziona, nel senso che ho detto mille volte che il trattamento estetico da solo non funziona, quindi bisogna proprio rivedere un po' lo stile di vita.
E anche rivedendo lo stile di vita, poi la persona va proprio seguita quasi giornalmente anche a quello che fa a casa. Allora sto studiando dei protocolli più veloci in cabina, quindi che sono un po', cioè è fondamentale quello che tu fai a casa. In cabina viene a dare la ricarica. Sì. Ok? Viene a dare quello, quindi anche parliamo di cellulite, sto studiando dei protocolli da fare a casa. Ok. Poi verrà in cabina secondo le tue Ma possibilità, tipo a casa con delle con degli creme, degli impacchi, con impacchi. delle creme, con dei bendaggi, con delle manovre, con dei massaggi, con degli automassaggi, con dei consigli alimentari che non sono diete, lo dico mille volte, e con dell'integrazione nutraceutica. E poi dopo in cabina, una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni. Una volta, 2 volte al mese, a seconda del bisogno, anche della condizione della Sì. persona, andiamo a potenziare, cioè facciamo un trattamento potenziativo di quello che tu fai a casa. Idem con il viso. Adesso preparerò un programma per le macchie, per il viso, che sono 4 trattamenti. Allora, nessuna macchia va via con 4 trattamenti, sia chiaro. Estetici naturali, quindi non parliamo di laser, però abbinati a un protocollo a casa, questi trattamenti effettivamente, perché sono degli acidi specifici, Migliorano. cambiano proprio la percezione della pelle, la luminosità e sono sufficienti per avere già per raggiungere già un obiettivo più che soddisfacente. Più che Quindi un piano soddisfacente. completo proprio di rimessa in Sì. forma. Cioè, alleggerisco un po' la cabina anche perché io comunque sto molto sotto il reparto, per cui ecco, non. E poi ho visto che c'è bisogno di dedicarsi un po' alla cliente anche ecco, fuori dalla cabina, quindi aiutarla proprio nella gestione. Cioè, se tu vieni a fare un percorso estetico ogni 10 giorni, perché i tempi sono quelli, ogni 10 giorni sono 3 volte a settimana, se poi a casa. O nel tuo stile di vita qualcosa non cambi? Cioè, ma Ha parliamoci voglia a chiaro. fare i trattamenti, A certo. 30 anni forse ti posso aiutare. Dopo i 35 non succede più niente. Non succede più niente. Però è anche vero che cambiare lo stile di vita a casa, cioè, non è che la persona No, ci deve essere lo proprio una consapevolezza ci deve interiore essere. che deve essere acquisita e che anche con professioniste come te, Ci appunto, deve si essere può una persona che inculcare. soprattutto nella fase Un iniziale coach. una sorta di coach che ci sono tanti tipi di coach, un coach estetico, mettiamolo così, che Sì. soprattutto nella fase iniziale ti stimola, non ti dico quotidianamente, però perlomeno settimanalmente sì. Poi adesso stiamo studiando anche un nuovo servizio da fare, da mettere. Noi in farmacia abbiamo tanti servizi, l'olter cardiaco, il pressorio, gli esami di glicemia, no? Tante cose, più farmaceutici chiaramente. Adesso invece volevamo mettere proprio che io lo faccio per le mie clienti, quindi ho questa bilancia della bioimpedanza, che è una bioimpedanza meno precisa di quella dei Cioè, nutrizionisti. che cos'è? È una Aspetta, aspetta. bilancia, tutti i pesi, e valuta la composizione corporea, quindi massa magra e massa Ah, grassa. ok. Allora, di solito no, di solito la usano i medici, dietologi, dietisti e nutrizionisti, perché è da lì che si basa poi la dieta, perché il peso è un parametro che da solo non dice niente. Bisogna vedere la composizione corporea, cioè quanto effettivamente massa grassa, perché la dieta dimagrante è una dieta che deve far ridurre la massa grassa, non la massa magra, perché se tu perdi, abbiamo detto no, tante volte, se tu perdi peso, ma quel peso che perdi è di massa magra, non sei dimagrita. No, diventi solo deperita. Esatto, allora come fai a controllare questo, se effettivamente il percorso dietetico sta andando bene? Si valuta, allora c'è il peso, c'è la bioimpedanza, c'è anche la plicometria, proprio Sì. plicca insomma La la ciccetta. ciccia, esatto, sono tanti parametri. Sì, La esatto. bioimpedanza ne è uno. Ora, la bioimpedanza dei nutrizionisti è più tecnica. La Ovvio, mia perché è dopo devono redare un piano alimentare. dopo, esatto, perché loro devono dare devono bilanciare, Sì. insomma, è giusto che sia così, anche se comunque
lo reputo un parametro non unico, cioè va fatto perché in teoria bisognerebbe ricreare sempre le stesse condizioni, cioè tu oggi vai a fare questo esame di bioimpedanza, no? Oggi è il allora, devi, dovrei, quando torni tra un mese dovresti tornare nelle stesse condizioni di oggi, quindi avendo mangiato le stesse cose, stando nello stesso momento ormonale, Come si se fa? hai fatto, cioè le condizioni tue devono ricrearsi più o meno simili, perché se no si spalzano i parametri, capito? Quindi avendo bevuto lo stesso tipo di acqua, se già tu mi dici, per esempio, ieri non ho dormito, quello incide tanto, capito? Perché trattieni acqua, cioè, oppure se hai fatto attività fisica il giorno prima, anche lì c'hai un accumulo di tossine che poi nella bioimpedanza viene fuori. I giorni del ciclo, se vieni una settimana prima del ciclo o una settimana dopo il ciclo, cambia. È vero che quelle molto evolute poi riescono a calcolarti bene l'acqua intracellulare, extracellulare, quindi l'acqua che effettivamente è idratazione della cellula, invece l'acqua che è trattenuta extracellulare. Però, E come si ovvia tutto questo? Come si fa? no, che la Niente. fai, però non è l'unico parametro. Ah, ok, che devi prendere in Devi considerazione prendere altre anche altre cose. cose, esatto, questo è quello che fa. Insomma, la mia Tipo? bioimpedanza è più semplice, è una bilancia più semplice, però è un inizio, è comunque una figura, una fotografia anche più superficiale della tua composizione corporea. Quindi partiamo da lì per vedere un attimo se è il caso di modificarla, di quanto e di come. Quindi anche lì è un servizio che prevede questa pesata. E poi tutta una serie di consigli di cose da fare a casa per cambiare la situazione a seconda della disponibilità della persona. Perché poi ci sono persone che ti dicono: se la situazione non è patologica, quindi se non parliamo di obesità, ma se parliamo di due, Certo, se tre, si quattro presenta chili. una persona come me, alla fine che Cioè, tu cioè. mi puoi dire, io ti posso dire, guarda, Jess, tu mi puoi dire, guarda, io voglio migliorare questo, Sì, ad esempio l'addome, no? Nel senso, l'addome. vedo Allora che come ingrassa, subito mi si va a concentrare allora tutto ti qua. posso dire, guarda, nel tuo caso, per migliorare l'addome devi fare questo. Il questo per te sarebbe uno stravolgimento. Dopo tu lo analizzi e dici, mamma mia, però io, cioè, per fare questo dovrei cambiare questo, questo, questo. Ah, ne vale la pena? Se ne vale, cioè se proprio ne vale la pena lo fai, se no nel tuo caso puoi anche dire mantieniti così, cioè studiamo un modo per far sì che non peggiori, ok? Ah, Se, pe ok. se cambiare, O migliorare mantenitivo o e invece rivoluto. migliorativo, eh sì, perché mantenitivo non, cioè se non fai niente il mantenitivo non esiste, perché il corpo Dopo evolve e viaggia, poi dopo bravo. straborda. Quindi dobbiamo scegliere se voler rimanere così, se migliorarci, poi una stabilizzazione Cioè, se comunque. tamponare delle situazioni, Sì. ok, oppure migliorare. Ci sono dei casi per cui se devi, per migliorare, ad esempio, ti faccio il mio caso specifico. Io ho due gravidanze, il bacino si allarga fisiologicamente e anatomicamente. Quindi io non è che adesso voglio dire che ho i rotolini sull'addome, però ho due, insomma, pieghette qui che non avevo prima. Sì. Togliermi quelle pieghette, quindi proprio come sfizio estetico, vorrebbe dire che io devo avere un'alimentazione non rigida di più. E non è detto, Che ma non ritorno, comunque non è eh. detto, e fare un lavoro di tonificazione e metabolico in allenamento molto specifico e molto regolare. No, non me va. Cioè, detta proprio, non, anche No, no. anche Anche no, me le tengo. te le Però tieni, me le però tengo per come sono, esatto, non che vanno a esatto, peggiorare. bravissima. E ho studiato il mio protocollo personale per far sì che io riesca a mantenere questa condizione fisica che mi va bene, perché poi bisogna anche sapersi accettare a un certo punto, dire ok, io così sto bene, perché poi te lo devi dire da sola, non te lo può dire un'altra persona che tu così stai bene. Devi essere tu sincera con te stessa. Io così sto bene. Cerchiamo di mantenere questa condizione, perché se non fai niente per mantenere quella condizione non si può
mantenere da sola, perché il fisico invecchia e invecchiando succedono delle cose fisiologiche, cioè l'aumento del grasso, perché noi mangiamo troppo e ci muoviamo troppo poco, e questa è una condizione ormai radicata che non cambia. Il metabolismo basale diminuisce e questa è anche una condizione che non cambia, e quindi poi dopo il fisico cambia. Certo. Da solo. Speriamo il più lentamente possibile di tenerlo sotto controllo, grazie ai consigli di Giulia Carlini, ma grazie al centro, che non è un centro estetico, ma è molto di più il centro Story Beauty. E lo sarà, lo continuerà ad essere, insomma. Continuerà praticamente, perché già da come leggevo dal 2014 c'è stata un'evoluzione. Sì, no, infatti per estetica di base, no? non si fa più, non ci sono estetiste bravissime che fanno manicure, pedicure estremamente brave, quindi insomma è giusto che poi ognuno insomma faccia bene il si specializzi quella parte lì, no? Io credo che un po' per quella che sono io, per la mia formazione, per quello che mi piace fare, ho preferito creare questa figura un po' diversa. Bene, e quindi veniamo tutti quanti alla Story, alla Farmacia Story, per il percorso beauty, per rivoluzionare se stesse, riconquistare il proprio corpo e mantenersi bene. Bene. Dai, fantastico. Bene, grazie Giulia Carlini, che è stata ospite su Radio FM1. Adesso aspettiamo.